cose verissime. Le cose verissime. Ciao, cose verissime. Ciao. Sto godendo ancora come un riccio per la sonora figura di merda che ha fatto Fabio Alisei, il nemico pubblico numero uno di noi divulgatori dell'ignoto. Ma siete divulgatori. Dopo il suo dissing con il noto collega Omega Click. È un collega tuo. Il poveraccio di Alisei è stato asfaltato dal collega con i fatti, non con le parole. Ah, il contrario. E quindi anche io voglio fare la mia parte per difendere la categoria. Ho la pelle d'oca. Priscilla, sei pronta con l'attrezzatura? Sì, ma non ho capito cosa dobbiamo fare. Dobbiamo intervistare un alieno. Ok, vado a casa, non hai preso le pillole. Oh, cazzo fai, stronza? Dove vai? Che a momenti dovrebbe manifestarsi il mio alieno, che dopo le ripetute richieste ha accettato di farsi finalmente riprendere in video da me e solo da me. Per il primo contatto della storia del mondo. Tua mamma lo sa che non hai assunto la dose di farmaci? Come sempre, noi pionieri che vogliamo cambiare la storia veniamo additati come stupidi e pazzi. No, ma tu oggi, sei pazzo. Brutta cozza con l'apparecchio a 20 anni e gli occhiali spessi come i pneumatici di un tir. Avrai la prova che qui il vero genio incompreso sono io. Sì. Hai capito, stronzona? Tu seriamente mi hai fatto venire fino a qui per intervistare un alieno? Ma sei serio? E con cosa lo hai contattato? In DM su Insta? Parla! Chi ti ha fatto la soffiata sulle mie fonti, cazzo? No, cioè, veramente hai contattato uno che dice di essere un alieno su Insta e viene qui per essere intervistato? Sì, cazzo, era facilissimo e nessuno ci ha mai pensato, cazzo. Ero in casa che mi masturbavo con le foto della Davena e poi ho pensato, ma figa, se fossi un alieno, cosa farei sulla Terra dopo essermi mimetizzato? Figa, mi apro un profilo Insta. Mi è bastato cercare un profilo che si chiamasse alieno e ho trovato la forma di vita extraterrestre. No, non posso crederci veramente che lo stai dicendo pensando che sia reale. Dai, taci! Brutta stronza velenosa! Adesso, appena arriverà il mio cazzo di ET in carne ed ossa e avremo il primo contatto, chi dovrà indossare il cappello dell'asino? Sarai tu, bastarda! Vabbè, dai, aspettiamo. Così mi faccio anche una risata quando ti copriranno di guano in direct sul tubo. Che ore sono? Le 5. Bene, arriverà a momenti. Ecco. Che cazzo fai con la camera? Inquadro il cielo per riprendere l'atterraggio. Ma va! Ma secondo te l'alieno viene in astronave? Come se fosse un monopattino elettrico a Varese? Cazzo sei proprio idiota! E il mimetismo dov'è? Cos'è, scemo? Allora come viene? In macchina! Mi ha detto che ha una Lancia Y rosina! Wow! Rosina. Senti, mi viene un mezzo dubbietto. Cosa? Ma il tuo alieno che foto aveva sul profilo? Aveva la foto di un terrestre a petto nudo. Ah, e cosa gli hai scritto in DM? Che volevo vederlo di persona perché era la prima volta e volevo dirlo al mondo io per primo. E lui cosa ti ha risposto? Amore. Poi? Mi ha risposto amore. Poi? Che non mi avrebbe fatto male e che facevo la scelta giusta. Perché non si devono più tenere nascoste queste cose. Perché solo così sarei stato meglio. E lui si sarebbe sacrificato per me. E l'alieno ha anche un nome? Caso, con la K. E si chiama Caso Alieno? Sì, esatto Priscilla, si chiama Caso Alieno, come lo strumento musicale.
pazzesco. La pelle d'oca. Secondo me la Z non è dolce, no. E la persona che sta arrivando ha palesemente frainteso tutto il discorso. Eccolo, è arrivato Casualieno e la sua Y Rosina. È lui, lo vedo, ha il montone e gli occhi truccati. No. Ciao, sei tu il pacioccone bellino che vuole fare la sua prima esperienza? Ciao, piacere. E lei chi è? Lei è Priscilla. E veniamo in pace. E lo credo. Ci vuole il suo tempo. È lontano da occhi indiscreti. Ci mettiamo comodi in macchina? È un po' piscina per tutti e tre. Io con le donne no, mi spiace. Se vuoi faccio venire te, ma lei aspetta qui. Priscilla! Sì? Ma... Forse credo di aver capito che la Z non fosse morbida. Già. Ma secondo te è un culatone? Già. E mi vuole fare il culo? Già. Ah. Sì. Quindi cazzo alieno era il profilo di uno che vuole scopare. Sì. Ok. Allora amore, che si fa? Andiamo a... Affanculo! Sì, affanculo! Ma come? Tu con la tua macchina e io coi mezzi. Dai, prima che ti metto le mani addosso. Casu, è Z morbida, S dura, ma vaffanculo, va! La. Le cose verissime.